Codice blu. Alcuni balneatori mettono a disposizione una settimana gratis sotto l'ombrellone per il personale sanitario. Un segno di riconoscenza questo nei confronti di medici, infermieri e operatori che hanno profuso un enorme sforzo nel combattere il Covid-19. Adesso anche loro, con l'abbassamento della curva epidemiologica, potranno ritagliarsi qualche giorno di riposo coi piedi nella sabbia. Noi abbiamo dato questo elenco di stabilimenti balneari all'assessore Nicoletta Verì, che trasferirà l'elenco al Dipartimento della Regione Abruzzo della Sanità, dove loro, attraverso un elenco che faranno un albo, ci dà la possibilità al proprio personale paramedico, infermieristico e non di poter usufruire di una settimana di spiaggia al mare gratuitamente messa a disposizione degli stabilimenti balneari. La percentuale di coloro che hanno aderito non è molto alta, però è significativo per esempio nel comune di Pineto. Cioè abbiamo delle difficoltà sul territorio, in quanto noi questa iniziativa l'abbiamo decisa 10 giorni fa, purtroppo le nostre spiagge erano già quasi tutte prenotate. Nella città di Pescara è stata una minima adesione. Saranno le ASL a fare da tramite tra il personale sanitario e gli stabilimenti balneari. Soddisfatta l'assessore alla sanità Nicoletta Verì. È un piccolo premio, un segno di riconoscimento che oggi abbiamo voluto stilare quest'accordo con il balneatore, quindi dare la possibilità a tutti i sanitari che lo richiedono di poter usufruire della possibilità di una permanenza presso degli stabilimenti a titolo gratuito. Questo accordo è a seguito anche di un accordo invece importante e fondamentale che ieri abbiamo siglato con le sigle sindacali, che è proprio sulla premialità, ossia viene riconosciuto da un punto di vista proprio remunerativo il grande lavoro che è stato svolto.